Ok, siamo qui questa sera per una serata sulle primavere arabe. Dalla sede dell'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, in via Marchesi Detta Dei al 10, per chi ci volesse raggiungere, e siamo anche in diretta sulla Web TV Radicale. Quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando dalla Web TV. Abbiamo come ospiti Cristiana Fiammingo della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, Dipartimento degli Studi Internazionali e docente di Storia e Istituzioni dell'Africa, e Shadia Madi, che è uno scrittore italo-siriano, e appunto con loro cercheremo di capire le cause, le difficoltà e le speranze di queste primavere arabe, quelle che si sono diciamo già concluse e quelle invece che sono ancora in divenire. Quindi parleremo dei primi stati dove c'è stata appunto questa primavera araba, quindi gli stati del Maghreb, per poi vedere un attimo qual è la situazione in quegli stati dove ancora attualmente si assiste a conflitti o comunque a ribellioni da parte del popolo verso questi tiranni che dominano ormai sulla scena dei loro paesi da diversi decenni. Chiedo a Cristiana se vuol farci un attimo prima un paio di Inquadramento. battute, esatto, poi Certo. possiamo. Intanto vorrei precisare che non sono qui soltanto come docente di scienze politiche, ma anche come presidente di un comitato italo-libico che si chiama Manlil Gad, Insieme per il Domani, che abbiamo creato e fondato con l'associazione Alisei, che è un'organizzazione non governativa che adesso ha sede a Milano, ma che ha, diciamo così, i suoi tentacoli un po' ovunque in Italia e riesce così a organizzare molto bene i suoi progetti di partenariato per poter aiutare la popolazione libica, in particolare la popolazione libica ospedalizzata nell'unico ospedale, scusate, sono un po' giù di voce, nell'unico ospedale rimasto che appunto è quello di Bengasi dopo la distruzione di quello di Misurata. Adesso abbiamo, grazie appunto all'aiuto e alla generosità in particolare dell'Associazione dei Porti Liguri, nostri medici che si trovano giù a Bengasi, ne abbiamo cinque in questo momento, si occupano soprattutto di ortopedia e quindi di aggiustare quegli orrori che vengono fatti appunto a causa di questa guerra, non soltanto devo dire dalle truppe di Gheddafi, dei mercenari di Gheddafi, ma purtroppo anche dagli errori non rari, ahi noi, delle operazioni NATO. E ovviamente l'aiuto che viene dato assolutamente a tutti coloro che fanno parte della popolazione libica, anche quindi i soldati di Gheddafi laddove è il caso, e la fatica è stata enorme per non avere purtroppo il ritorno che speravamo dalla popolazione italiana, perché la popolazione italiana è decisamente poco informata. Si sente molto spesso dei bollettini di guerra, ma bollettini di guerra nel senso come l'imperialismo attuale sta progredendo nei suoi successi militari, ma non si riflette mai abbastanza sulle conseguenze sulla popolazione e anche sui risvolti non decisamente positivi che si possono leggere relativamente al diritto internazionale così come viene imposto, perché possiamo dire chiaramente che viene imposto attraverso delle prese d'atto di cose che sono già state ratificate in sedi non adeguatamente pubbliche, non adeguatamente discusse. La stessa decisione che è stata presa per la no-fly zone, in particolare in Libia. Abbiamo visto che è stata presa in un mese e poi, tra l'altro, è stata quasi una forma reattiva per bruciare sul tempo la Francia che ha imposto una sua azione, che in realtà era un'azione per bloccare una determinata situazione e per non perdere terreno a livello economico. Noi stessi abbiamo fatto appello come Italia alla NATO, che è un ente dubbio in realtà a cui rivolgersi per ricevere appoggio. Dov'era l'ONU?
Dov'era l'Organizzazione delle Nazioni Unite? Ha traccheggiato per troppo tempo e non è intervenuta ed era l'unica organizzazione internazionale davvero intitolata. La NATO è un residuo della guerra fredda. È un residuo della guerra fredda che non dovrebbe nemmeno avere più ragione di esistere. E anche come messaggio che viene imposto nei confronti delle realtà delle quali fino a poco tempo fa parlavamo dello scontro delle civiltà o fra le civiltà, adesso sta quasi passando il messaggio che ci sia una rivolta araba, una rivolta islamica per adottare il modello occidentale. Non è così. Non è così. La democrazia, per quanto sia sicuramente un valore che è stato elaborato più in Occidente che altrove, ma parte dal demos, parte dal popolo, ma da quel popolo specifico, con le proprie caratteristiche specifiche. Quindi che non ci si aspetti che ci sia un'adozione tout court del modello occidentale. Attenzione, perché qua in Italia in particolare si sta assistendo ad una serie di reazioni piccole, minute, che stanno cancellando la specificità delle altre realtà allo studio della specificità. E parlo del mio stesso caso. Per esempio, nella facoltà di scienze politiche, nel corso di scienze politiche, non verranno insegnati più né storia e istituzioni dei paesi islamici, né storia dell'Africa, né storia dell'Asia, ma solo storia dell'America. In maniera che ci sia un solo modello, e sto parlando della statale di Milano. Queste sono piccole, piccolissimi segnali, piccole avvisaglie di un modello mentale che si sta introiettando e proiettando nelle nostre giovani generazioni e nei dirigenti di domani. Perché ho l'ambizione di pensare che non sto laureando degli impiegati di concetto, ma i dirigenti di domani, e che avranno solo un modello in testa. E questo mi spaventa moltissimo. Per quel che accade, appunto adesso ovviamente non voglio rubare ovviamente eccessivamente il microfono, ma per quel che sta succedendo, si pensa che sia conclusa per esempio la rivolta in Tunisia. Invece stanno sul pezzo con una attenzione invidiabile senza perdere, devo dire, perché ho anche tra l'altro da una comune amica, testimonianza diretta e comune fra me e Claudio Barazzetta, che mi ha invitato qui, continua testimonianza di quello che sta accadendo in Tunisia. E in Tunisia, non appena c'è il minimo segnale che questo governo provvisorio stia prendendo eccessivamente la mano su determinate questioni, imponga determinate risoluzioni, immediatamente scendono in piazza. La democrazia la si deve guadagnare minuto per minuto e ne sono estremamente consapevoli. E se c'è stata una piccola svolta a livello della città di Milano, della città di Napoli, della città di Torino, anche se non c'è stata proprio una svolta, ma c'è stato un rafforzamento, secondo me anche perché ci sta facendo riflettere il sud di questo nostro emisfero. Come sarebbe a dire, noi che abbiamo il modello perfetto, stiamo accettando passivamente una serie di cose che invece in altri luoghi stanno pretendendo a costo della vita. Noi ce la siamo dimenticata la resistenza. Ci sono dei valori per cui si deve scendere in piazza e si deve anche rischiare. E abbiamo purtroppo delle leggi, abbiamo emendamenti d'Alia, una serie di cose continuamente perpetrate, stiamo parlando attraverso un sistema internet, che in qualche modo ci si è attrezzati per poter tamponare, per poter chiudere, per poter zittire nel momento in cui parlasse contro il potere costituito. Allora, è ottima la cosa di parlare di quello che sta succedendo altrove e anche cercare di proiettare un po' avanti la fantasia e vedere verso quali sbocchi si possa andare. Però riflettiamo anche sul fatto che abbiamo degli esempi e noi dobbiamo progettare continuamente la nostra democrazia.
Non sederci sugli allori nell'illusione di averla. Non la si ha mai. La si deve guadagnare e conquistare sempre. E ripeto, quello che sta succedendo in Tunisia, anche rompendo dei tabù, perché fra tunisini e libici non c'è mai stato amore. Non è mai successo. Ebbene, a Tataouine c'è un ospedale al tracollo e al collasso, e lo sappiamo bene noi di Manlil Yad, perché per accogliere i cittadini libici che sono fuggiti nel sud della Tunisia. Berlusconi e Maroni hanno avuto ben poco da dire dalla loro missione quando sono rientrati. Perché che cosa è successo? Gli hanno detto: questa è la nostra situazione di tracollo. Voi potete anche rimandarci indietro i nostri tunisini che stanno defezionando, devo dire, blame on them, perché se ne vanno da un paese che si sta ricostruendo, no? Devo dire che non sono molto favorevole a questa immigrazione. D'altra parte, la disperazione. La capiamo tutti, no? L'abbiamo avuta anche noi e anche nel dopoguerra in cui si stava ricostruendo la nostra Italia. Però è che forse l'Italia aveva un po' un atteggiamento ambivalente e ambiguo e aveva delle possibilità relativamente limitate verso tutti i suoi cittadini, no? Stessa cosa chiaramente in una Tunisia che si sta ricostruendo. Ebbene, ha aperto le braccia e le porte e le mura ai libici. Sono andate a portare cibo, vestiario, medicinali, le cose più minute a questa gente. Hanno avuto 30.000 persone in un colpo e per un paese che è relativamente piccolo come la Tunisia e per una zona in particolare, questo significa tantissimo. E questo significa che probabilmente anche a livello popolare quelle divisioni che purtroppo sono dovute soprattutto ad una mala gestione da parte delle leadership si stanno ricomponendo e dal basso parte un moto di solidarietà. Non si deve idealizzare nulla, ma magari trarre come al solito il meglio dalle diverse lezioni, esaltare il meglio, perché come diceva appunto il mio collega della Siria, giustamente bisogna far sì che loro sentano che noi ci siamo e che apprezziamo le cose migliori. E questo credo di aver parlato anche troppo per il momento. Sentiamo invece Shadi, la situazione in Siria. Sì, io vorrei prima fare una piccola analisi, ovviamente, su tutte queste rivoluzioni qua del mondo arabo. Innanzitutto ringraziando ognuna delle persone qua presenti e soprattutto quelli che guardano, perché stanno facendo un compito importante, che è quello di essere informati. Allora l'informazione, come noi siamo abituati, riesce veramente a salvare la vita. E questo non è uno scherzo, perché se io racconto a voi quello che succede in Siria, piuttosto che negli altri paesi del Mediterraneo, la vita di qualche regime si accorcia di qualche giorno e salviamo vite automaticamente. Ed è così. Io vorrei dire, partendo da un libro di Samir Kassir, un libanese, che ha scritto L'infelicità araba, dove raccontava che gli arabi erano assopiti nella loro infelicità e nel loro immobilismo, cioè la pura accettazione del fato. E allora queste rivoluzioni che hanno sconvolto prima il Nord Africa, poi si sono ingrandite a macchia d'olio in altri paesi, ci hanno dato l'occasione di vedere che gli arabi non sono poi così fermi, hanno scelto finalmente di uscire dalle loro mura di paura, e hanno scelto veramente di togliere la mano dei regimi che tappava le loro bocche. Abbiamo visto che dal gesto di una sola persona, Mohamed Bouazizi, in Tunisia, è scoppiata una rivoluzione senza sotto questi, il sionismo piuttosto che gli americani, perché adesso c'è questo, diciamo, piccole realtà, come forse citava prima benissimo la professoressa, che tendono a sminuire questo processo rivoluzionario che c'è nel mondo arabo e anche talvolta essere negazionisti di quello che succede. Questa occasione delle rivoluzioni arabe in tutto il mondo arabo ci offre realmente l'occasione importante di risolvere il conflitto di civiltà. Io forse sono troppo positivo, ma credo che sia così realmente, perché capiremo veramente che non potremo esportare la nostra democrazia eternamente agli altri paesi, ma rispettare le peculiarità delle società arabe, quindi dei loro modelli politici che si basano sulla composizione sociale o religiosa anche. Quindi
Quindi probabilmente avremo di sicuro qualcosa da imparare e trarre il meglio, anche sul femminismo, appunto, la mercificazione del corpo che avviene qua in Europa e le conseguenze di una politica familiare troppo restrittiva in alcuni paesi arabi, ma io credo che dovremmo trarre il meglio, tipo forse, come diceva Nizar Kabbani, il poeta dell'amore arabo, che diceva la purezza forse dell'amore arabo, che è da liberare, e di qua invece forse appunto questa mercificazione, quindi come ho già detto una volta, quando si vende un'auto si mettono dentro due belle donne nude e si vende l'auto. Vediamo invece una pubblicità in un paese arabo, vedremo il contrario, una donna che si comporta in una maniera diciamo alquanto elegante, ammicca il marito e il marito ammicca a sua volta e comprano l'automobile. Un racconto così che mi piace sempre un po' raccontare. Ma questa è la rivoluzione araba e va presa veramente con le pinze. Da parte nostra dobbiamo essere solidali, aperti e imparare forse che dovremmo battere appunto questo orientalismo che Edward Said ci citava benissimo nel suo libro. Quindi questa mistificazione da parte dell'Occidente di un mondo orientale che è perennemente in bilico nel cascare in un caos, perché ha bisogno del nostro aiuto, ha bisogno di essere colonizzato, ha bisogno di essere salvato da noi. E che non è così, perché io voglio ricordare che quando Roma era un villaggio di contadini, Damasco era già la capitale del mondo, con oltre 5.000 anni di storia. La Siria, nel suo caso, ha dato 3 imperatori all'Italia. Ma qui oggi, grazie a Francesco e di sicuro ai radicali che sono sempre attenti a questi temi, forse dimenticati troppo dai giornalisti o dalla realtà comunque civile di molti paesi europei, sono qua per raccontarvi che in Siria è nato un massacro nel silenzio del mondo, purtroppo credo ancora più silenzio di quello che è stata la Libia, la Tunisia o l'Egitto. L'Egitto, dal canto suo, è stato molto più vicino a noi per un fattore sia di vicinanza storica. Tutti quanti studiamo dov'è l'Egitto, studiamo la sua storia, andiamo in vacanza a Sharm el-Sheikh, quindi sappiamo anche sulla mappa geografica dove sta l'Egitto. La Tunisia probabilmente da un aspetto anche francofono, di lingua e culturale. La Libia ovviamente perché è il nostro passato coloniale, il famoso cassone di sabbia, quindi sappiamo dov'è. Ma quando io vado a parlare in giro mi capita molto spesso di sentire persone che dicono la Siria sta vicino alla Thailandia, no? In Siria si parla arabo, bene? Quando Damasco è stata la capitale di uno dei due califati più importanti del mondo arabo, quello degli Umayyad, quando Damasco può vantare un gran mufti che ha un consigliere cristiano. Allora oggi mi è stata data questa importante occasione di raccontare che in Siria, appunto, nel silenzio del mondo, perché proprio non si sa bene dove sia la Siria o non c'è un qualcosa che possa legare a questi paesi europei o comunque il mondo occidentale la Siria, siamo arrivati a 2.000 morti, oltre 25.000 persone imprigionate, 4 fosse comuni, un bambino di 13 anni, il caso più eclatante, Hamza Ali al-Khatib, devo sempre citarlo, non per strumentalizzare la morte, ma perché è un dato di fatto. A 13 anni è stato evirato, per chi non lo sapesse, ha subito il taglio di parte dei genitali, e torturato e infine ucciso, dopo aver subito tutto questo, nel silenzio del mondo. Allora io sono qua ancora a chiedermi, come ho già detto, lo ripeto una volta, ma c'è sempre bisogno di ripetere le cose, per Sakine noi ci siamo mossi tutti quanti, ma anche per altri casi singoli, giustamente, perché nella loro drammaticità abbiamo sentito tutti quanti il bisogno di muoverci e ci siamo indignati, un po' come diceva Armen S, no? Nel suo ultimo libro, indignatevi. Però non ci siamo ancora indignati per quello che è successo in Siria, per questo bambino di 13 anni? Allora, voglio lasciare prima spazio ovviamente la signora per poi arrivare proprio alle peculiarità del caso siriano. Proprio qua faccio un appello ai radicali, a tutti voi amici che siete qua oggi, di portare avanti la causa siriana, magari attraverso fare mozioni cittadine nei consigli comunali, piuttosto che portare anche il caso in Parlamento, per avere una solidarietà da parte dell'Italia, da parte di ogni comune, da parte della gente, per non lasciare veramente solo nella sua solitudine questo popolo siriano, che a differenza, per fortuna o sfortuna, dei libici nella loro drammaticità, loro hanno le armi. I tunisini, gli egiziani hanno avuto un esercito, diciamo, più buonista,
anche ovviamente pagando un prezzo alto di morti, ma in Siria non è così perché ci sono gli elicotteri che mitragliano le città. Il mio villaggio, Tal Kalah, che è stato citato da Amnesty International per crimini contro l'umanità, ebbene io sapevo già da mesi quello che era successo, però soltanto ora è uscito questo caso. Noi abbiamo bisogno della voce di tutti, in particolar modo non tanto io perché sono in Italia comunque, ma soprattutto tutti quei siriani, tutti quei nostri fratelli, perché ci dimentichiamo spesso il vincolo di umanità che ci lega, che sono là e patiscono nel silenzio i soprusi di un regime che è al potere da 40 anni. Io lascio poi la parola alla professoressa. Sì, forse uno dei problemi più grandi che ha avuto la Siria o sta avendo il Bahrain, dove comunque anche lì ci sono state delle rivolte finite poi nel sangue, purtroppo, questi stati scontano molto di più il problema del blocco che è stato fatto a livello di internet e circolazione delle informazioni, e sappiamo benissimo che in una civiltà delle immagini, dei video, noi siamo venuti a conoscenza delle rivolte in Iran grazie ai cellulari dei ragazzi iraniani, siamo venuti a conoscenza delle rivolte nel Maghreb grazie appunto ai video che questi ragazzi caricavano su internet. Cioè, secondo me, sicuramente una gran colpa di questa disinformazione è assolutamente da dare proprio ai nostri mezzi di informazione, che se non hanno comunque dei video shock o un qualcosa da fare vedere sui notiziari, evitano completamente di dare delle informazioni che sono assolutamente gravissime. Cioè, del Bahrain praticamente ne siamo venuti a conoscenza perché la Formula 1 stava decidendo se correre o meno il Gran Premio lì, visto quello che era successo. Della Siria ne siamo venuti a conoscenza perché non si potevano più tenere nascosti i profughi che si riversavano sulla frontiera Francesco, turca. io ho bisogno di dire una cosa sull'aspetto umano. E il fatto è che il prezzo della vita di un morto, se è dall'altra parte del Mediterraneo, non ha lo stesso peso rispetto a un morto qua a Milano. Ed è così purtroppo, devo dirlo. Ci sono morti di serie A e morti di serie B. Perché non è possibile che nel mio villaggio, personalmente, ammazzano delle persone per strada. Ho visto dei filmati dove usano l'elettricità per torturarli, no? Miei paesani che ho conosciuto. E queste cose però non scandalizzano, non creiamo dibattiti o trasmissioni intere per raccontare questi omicidi, come magari si fa che si creano trasmissioni su Rete 4 per raccontare dei casi particolari di perché uno ammazza la ragazza così. Cioè, non dico che non sia giusto ovviamente raccontare quello che accade qua, però veramente abbiamo dimenticato tutti quanti, e non è un'utopia, il senso della parola umanità e il senso della parola indignazione. Questo qua, cioè, volevo dire. Quello sicuramente. Infatti noi siamo forse stati l'unico partito, l'unico movimento politico presente a manifestare con voi. E sicuramente quello che succede a sud del Mediterraneo per noi non è come se succedesse qui accanto a noi, nel senso che comunque da sempre i radicali hanno questo sogno dell'euromediterraneo. Certo, la Siria sta un po' più in giù, però comunque sia è che tutta quella zona merita comunque un forte interesse da parte nostra, e sicuramente i regimi che ci sono in quei territori hanno sicuramente dei grossi influssi verso i governi occidentali, perché comunque sia questi paesi esportano i loro preziosissimi beni nel nostro
e quindi sicuramente anche l'atteggiamento del governo italiano sulla questione libica ne è l'esempio, cioè a volte si fa dell'interesse di Stato, dell'interesse economico una cosa principale, prevalente, Certo. quello che è quelli che sono i diritti umani e la libertà dei popoli. Quindi sicuramente anche su questo punto penso che l'Occidente debba fare un grosso mea culpa, primo sulla disinformazione quasi totale rispetto a quello che succede quotidianamente nel mondo arabo. Per esempio, ieri proprio sulla TV radicale c'è stato una diretta di 30 minuti di Dimitri Buffa che parlava appunto di quella che era la situazione post primavere arabe in Tunisia, Egitto, Marocco, e appunto diceva che in Tunisia ci sono stati nuovi scontri anche ieri, cioè ci sono comunque dei grossissimi conflitti interni a quello che è stato poi il movimento che ha portato la liberazione dal regime. Però anche di quello non si è saputo nulla, così come giusto il venerdì sera nell'edizione delle 20, ogni tanto in qualche telegiornale si sente che anche oggi in Siria ci sono stati disordini dopo il venerdì di preghiera. Però questa è l'unica cosa che si sente dire, non si hanno dati se non appunto quelli dei rifugiati che si sono riversati nella vicina Turchia. Questa fossa comune che è stata trovata, quasi al queste, alcune delle fosse comuni che sono state trovate quasi al confine con la Turchia. Però appunto anche lì, se non è Medici Senza Frontiere o altre associazioni umanitarie che comunque non dovrebbero occuparsi di informazione, ma che si occupano di tutt'altro a dare questi allarmi, purtroppo i nostri mezzi di informazione di questo non parlano. Probabilmente noi dovremmo, tra il fatto che ripeto, noi che abbiamo anche la fortuna di stare comunque in un luogo pacificato, ecco, diciamo che siamo in una pax, non possiamo dire di essere in reale pace, ma in una forma di pax che può avere ovviamente una interpretazione ambivalente di congelamento o di stand-by per, spero, un rilancio verso una rinascita. Noi dobbiamo riflettere soprattutto nei rapporti fra i poteri. Ora è inutile dare la colpa soltanto ai mass media. Qui ci sono proprio dei rapporti occulti, evidenti, che inducono i media, un po' anche devo dire motu proprio, perché specialmente in particolare in Italia ci sono sempre delle connivenze fra poteri. Abbiamo purtroppo una matrice culturale tendenzialmente mafiosa, non c'è soltanto la mafia a sud, è tendenzialmente mafiosa, per cui ci si autolimita dal basso molto spesso, perché già si preventiva che alcuni potrebbero sentirsi offesi dall'usare determinate armi di informazione, no? Armi che potrebbero in questo caso, per esempio, mettere il nostro establishment, ma non soltanto quello corrente, anche i tipi di governo precedenti che abbiamo avuto di fronte alle responsabilità di aver, come si dice in gergo, tenuto bordone ad una serie di leader che non dovevano assolutamente essere difesi e che hanno continuato in modo assolutamente indisturbato a fare i loro orribili sporchi comodi per decenni e decenni e decenni. Allora, chiaramente c'è una colpa da parte dei media, ma c'è anche da parte dei governi, ma devo dire di tutto l'arco, ai noi, no? L'arco parlamentare e coloro che, ovviamente, anche nonostante noi, no, si dovrebbe dire, hanno permesso che determinate cose accadessero, che tutti loro siano permeati da un profondo imbarazzo. Per cui se anche in un certo senso vi siano delle forze politiche che sentono il piacere, il desiderio di sostenere queste realtà che si stanno divincolando
dalla morsa di poteri che sono andati avanti indisturbati, ripeto, come morse per decenni e decenni, ecco, dall'altra parte si rendono conto che nonostante loro questi regimi hanno continuato ad agire. E allora non è tanto facile svincolarsi dalla responsabilità del passato. Ora, io sono una storica e tutti quanti hanno ricordato il 150enario dell'Unità d'Italia, ma siamo nel 2011. Nel 1911 abbiamo assalito la Libia, l'abbiamo occupata e c'è questa specie di déjà vu che disturba come, no? Ne avete sentito parlare dell'occupazione della Libia del 1911? Io aspetto molto fiduciosa il 29 settembre, che è proprio il giorno in cui noi abbiamo bombardato la Libia. E allora lì mi immagino che ci saranno tantissimi convegni. Io ho fatto una fatica terribile a portare dalla città di Ustica la mostra itinerante dei deportati libici ad Ustica. Si trattava di gente del popolo, non si trattava di capi dei rivoltosi, perché c'era un modo di sostenere la rivolta contro gli italiani che si basava sul fatto che chi poteva avere un fucile combatteva e il popolo nutriva i combattenti. Allora l'idea italiana è stata: mandiamo nelle isole Ustica, Favignana, Tremiti, eccetera, coloro che sostengono questa rivolta. E sono morti a centinaia in quell'isola. È una terribile pagina di storia. E mi è stato detto che non è politicamente corretto mostrare questa mostra, esibire questa mostra, specie alle giovani generazioni che potrebbero fare, insomma, una coniugazione piuttosto, ecco, ambigua tra quel che è accaduto nel passato e quello che accade oggi. Per l'amor di Dio, le matrici sono profondamente diverse, ma la storia a questo serve: a portare a galla le dissonanze, ma anche a fare molta attenzione alle terribili assonanze della storia. E grazie a Linsmly io ho potuto finanziare questa mostra, Istituto Nazionale del Movimento di Liberazione Italiano, l'ho potuta finanziare e portare all'università prima, in vari centri poi, all'AMPI poi, eccetera. Quindi grazie a un'organizzazione che non è un'emanazione universitaria o scolastica. Devo dire che il mio preside della Facoltà di Scienze Politiche mi ha permesso di esibirla. Onore al merito. Però vi assicuro che ho fatto una terribile fatica. Non è giusto nella democraticissima Italia, che nulla ha da temere, no? Questo modo di reagire fa pensare che forse la nostra democrazia non è così perfetta, no? Forse ci sono delle paure, forse ci sono anche dei rimorsi, degli irrisolti, che invece proprio queste occasioni di una storia che continua, perché non è finita, mi dispiace, non è finita la storia, continua, e siamo continuamente responsabili di quello che facciamo, perché nel futuro saremo giudicati per quello che non facciamo. E allora costantemente la storia ci ricorda che cosa non abbiamo fatto nel passato, chi non è stato ascoltato nel passato, nella fattispecie Scalarini, una serie di altri strepitosi giornalisti che c'erano all'epoca. E per farci anche vedere che forse ci sono dei giornalisti che non fanno gli Scalarini in questa. Può essere utile ricordare quel che è accaduto, e non per inchiodare alle responsabilità il governo che un giorno bacia l'anello, il giorno dopo bombarda, perché non è stato così. Ma a forza di non parlarne si può pensare che così sia. Il silenzio purtroppo crea dei danni ben peggiori addirittura della cattiva informazione, secondo me. Perché il silenzio ristagna, così come l'abbiamo visto nel colonialismo, il silenzio ristagna. Restano le vecchie categorie fasciste nel giudicare l'altro, che non sono mai state negoziate da allora ad oggi.
noi parliamo di extracomunitari, noi parliamo di Vukumpra. Noi abbiamo delle parole che sono maledettamente, intrinsecamente razziste, perché abbiamo troncato un certo discorso negli anni 40 e non l'abbiamo mai più ripreso. Questa è l'occasione per farlo. Io ringrazio questa sede, io ringrazio questa TV, io spero che si vada avanti, perché è l'occasione per instillare nelle persone l'idea che forse bisogna informarsi di quello che è accaduto, perché si sarà molto più preparati rispetto ad adesso su quello che accadrà. Perché qualche idea ce la fa venire. Siamo tutti quanti responsabili, forse non di quello che sta accadendo in Siria, né di quello che sta accadendo in Libia, né sicuramente di quello che sta non accadendo purtroppo in Marocco o in Egitto, dove forse bisognerebbe approfondire un po' la questione dell'intervento o non intervento dell'esercito, dei finanziamenti americani, della situazione un po' in stand-by, no? Una serie di cose che sicuramente bisognerebbe approfondire in modo adeguato, ma una volta che si ha una doviziosa informazione sicuramente lo si può fare. Nel momento in cui i nostri giornali, i nostri telegiornali si svegliano solo perché c'è stata una migliaiata di morti, questa cosa dovrebbe farci ribellare dal profondo, non dovremmo più pagare canoni, dovremmo chiudere completamente le TV, e pazienza, perché hanno fatto comunque una manovra per farcele pagare tutte. Tutte. Beh, se io pago un servizio deve essere un signor servizio. Eh sì. Queste sono lezioni che ci vengono dal basso, ma non perché loro ci insegnano qualcosa in questo momento, o meglio, non soltanto perché, ma perché sono l'occasione per riflettere su noi stessi. Qualche cosa abbiamo cominciato a farla, ma qualche cosa sono dei passetti molto piccoli. Adesso dobbiamo stare dietro a quelle persone che abbiamo mandato al potere e pretendere che ci rispettino, dandoci verità, giustizia, informazione e anche punendo colpevoli, rompendo questi meccanismi di interdipendenza debitoria che è il cancro del nostro paese. Noi si dà per scontato che dipendiamo da qualche potere che ci ha messo in qualche posto, perché purtroppo stiamo avallando delle reti. Se non ci ribelliamo è così, ma alla fine finiamo come le Sirie, finiamo come l'Egitto, come le Libie, perché purtroppo non è un sistema solo, no? Beh, su questo guarda, stai parlando in casa di chi dice ormai da anni che l'Italia non è una democrazia ma un regime, quindi chi dice che appunto i telegiornali e i giornali non fanno il loro lavoro. Abbiamo visto e lo viviamo sulla nostra pelle quotidianamente. E stai parlando anche in casa di chi è stato l'unico, i suoi parlamentari che sono in Parlamento, i nostri parlamentari in Parlamento sono stati gli unici ad opporsi alle visite di Gheddafi in Italia, gli unici contro il fantastico trattato di amicizia che avrebbe chiuso tutte le pendenze storiche con questo paese, come se appunto un'amicizia si possa comprare con delle autostrade, delle navi per fare le vedette nei mari e rispedire in dei lager delle persone, dei rifugiati che cercavano di scappare verso un futuro migliore dove comunque avevano diritto di asilo. Quindi i parlamentari radicali si sono sempre opposti a questi trattati e a queste forme di riconoscenza e riverenza a questi dittatori. Quindi
siamo gli unici che dicono appunto che è vero, il fascismo 60 anni l'abbiamo buttato giù, però adesso c'è una partitocrazia che è comunque un regime, quindi su quello siamo assolutamente d'accordo. Vorrei un attimo soffermarmi su due cose che ha detto molto importanti la professoressa. E di sicuro che dobbiamo trarre una lezione importante sul senso civico e di partecipazione. Dobbiamo farci una domanda perché in Italia il partito dell'astensionismo è il terzo, qua in Italia, no? Moltissime persone, soprattutto i giovani, sono sfiduciati. Anche Primo, il primo terzo, a volte. comunque è un grosso partito, insomma. E allora dovremmo veramente vedere. Al di là della sponda del Mediterraneo, dove ci sono giovani che a rischio della vita stanno cercando i loro diritti. Per debellare questo astensionismo, essere più partecipi e forse costruirci noi stessi il nostro futuro proprio meglio di come abbiamo fatto in passato. La seconda che mo mi è molto piaciuta è proprio questo classismo nel dire sempre il vucumpra extracomunitario. Allora. Io peccherò sempre di ottimismo, perché devo essere ottimista, soprattutto per quello che succede in Siria, devo. Immaginiamo per un attimo se queste rivoluzioni veramente nel mondo arabo riuscissero ad abbattere quell'orientalismo che prima vi ho detto, e tutti noi abbiamo un discernimento quasi identitario, dove alla domanda veramente, quando vediamo degli egiziani camminare per strada, a noi non ci frulli subito nella testa, questi qua fanno le pulizie o probabilmente sono dei pizzaioli. Ma non è una cosa stupida, se noi pensassimo sono turisti, perché voi dovete pensare, quando un italiano va in Egitto, è visto come turista, non è visto come una persona che fa le pulizie a casa. Questo è solo un esempio per farvi capire come inconsciamente noi stiamo già classificando una persona. Parte da questa magari piccola cosa per poi sfociare in tante altre cose. Allora è un po' questa occasione che ci deve offrire. Sempre per abbattere questo orientalismo, avere questo discernimento, proprio lo chiamo identitario, nel forse classificare le persone in un altro modo è un po' brutto, però considerare un attimo le persone in un altro modo. Ma arriva da questo, dal considerare forse turisti gli egiziani, e arriva sino a accettare che ci siano modelli alternativi e la politica d'esportazione europea finisca. Ma poi io sono qua soprattutto per raccontare la Siria e lascerei poi dopo ovviamente tutto il tempo alla professoressa di approfondire, che è molto più esperta di me nel Nord Africa e nei paesi arabi, credo anche. Allora, la Siria nel 1971 è arrivato al potere dopo un colpo di Stato il presidente Hafez al-Assad, che è il padre di questo presidente attuale, Bashar al-Assad. Prima di lui la Siria è citata anche nel libro Guinness dei primati, per il maggior numero di colpi di Stato in meno tempo. Quindi siamo un po' rivoluzionari nella nostra natura, insomma. Sul fattore dei media vorrei fare un passo indietro nel 1982, quando nel silenzio del mondo, perché non c'erano i cellulari, non c'era internet, forse eravamo agli albori, insomma, nella costruzione di questo fenomenale apparato, c'è stato il massacro di Hama, che non è citato nei libri di storia, o almeno se è citato è in quello per gli addetti ai lavori. In Siria è un qualcosa di dimenticato e non possibile da raccontare, dove un gruppo di estremisti, secondo Hafez al-Assad, il padre di questo attuale presidente, cioè i fratelli musulmani, si erano asserragliati in questa città e lui ha avuto la geniale idea di bombardare l'intera città. Non c'è più un centro storico a Hama, perché è stato bombardato nell'82 e ha fatto circa 22.000 morti, ovviamente nel silenzio del mondo, perché non c'è stato un intervento, o credo condanne forse sono state minime. Passano gli anni e arrivano i cellulari. La Siria è stato l'ultimo paese al mondo, forse al mondo, o comunque uno degli ultimi ad adottare i cellulari, perché prima di far entrare i cellulari bisognava escogitare un modo per controllare le comunicazioni. Io, da persona esiliata dal paese, la volta in cui sono andato in Siria realmente nel 2009, ho avuto l'occasione di parlare con moltissime persone, tra cui anche un esponente, un dirigente della compagnia telefonica siriana, che mi ha detto semplicemente con l'onestà di un dirigente: "Guarda, Shadi, noi ascoltiamo tutte le comunicazioni, non ti dico come, ma credimi che è così." Ho detto: "Va bene, abbiamo un'infinità, forse decine di servizi segreti, una guardia repubblicana,
agli ordini di Maher al-Assad, il fratello dell'attuale presidente siriano, che nel 2001 è passato, succeduto al potere del padre automaticamente con un cambio di un articolo della Costituzione in meno di forse 5 minuti, credo, che ha avuto il potere. Ovviamente non sto qua a citarvi tutti gli altri massacri e ingiustizie che ha fatto il padre di questo presidente, vi basti solo pensare che ci sono siriani esiliati in Italia dal 1948. Ci sono siriani che da 3 generazioni, io conosco personalmente, non sono potuti tornare in Siria. Ci sono siriani come me che non hanno visto la tomba del nonno, non mi è stato permesso di andare a pregare o vedere il mio villaggio in Siria. Ci sono siriani come me a cui non è stato insegnato l'arabo per paura che facessero politica. Però io l'ho fatta e ho imparato anche l'arabo molto bene, devo dire, quando mi è stato possibile tornare. Questa è la Siria. C'è stato un bellissimo episodio che era quella della primavera di Damasco, intorno al 2005 se non sbaglio, dove intellettuali siriani insieme a giovani hanno scelto di parlare, di dire basta a questo regime, sono stati tutti quanti imprigionati. Benissimo, ci sono oppositori in Siria che da una vita entrano ed escono dalle prigioni. Uno di questi può essere Michel Kilo, cristiano, che adesso fa parte dell'opposizione. Ma mi preme dire come è partita questa rivolta in Siria. Non è partita forse come internet, da internet come altre rivoluzioni, ma è partita da una città che si chiama Dera, vicino a Damasco, dove un bel giorno una ventina di adolescenti hanno scritto degli slogan sul muro contro il presidente. Ebbene, noi però dobbiamo pensare tutto sommato alla nostra Italia. Quando una persona spacca una statuetta in testa al nostro presidente, presidente Berlusconi, non è stato ammazzato, no, è entrato in prigione, credo che sia uscito, fino a prova contraria. Bene, in Siria, soltanto per aver scritto queste frasi contro il presidente su muro, sono stati imprigionati bambini tra i 13 e i 15 anni per 20 giorni. Non vi dico cosa hanno subito, ma potete immaginarlo, perché la legge in Siria è paradossalmente uguale per tutti. Che tu abbia 15 anni o che tu ne abbia 40, sei uguale alla legge, insomma, come c'è scritto nei nostri tribunali. Da qui è partita la rivolta, quando le loro famiglie, un'intera città è scesa, ha iniziato a manifestare. Mi viene in mente da citare un caso che ci raccontavano delle persone che sono in questa città, Adera, che per evitare che l'esercito entri nella loro città buttano l'olio d'oliva per terra, così i cingolati fanno fatica a entrare. Questa è la nostra resistenza, e il patto che ogni siriano ha fatto dentro e fuori dalla Siria è quella di essere un movimento pacifico, alla Mahatma Gandhi, insomma, e nel futuro della Siria quelli che sono fuori dalla Siria hanno il compito di provare solidarietà, di costruire questa rete solidale che arrivi sino in Siria, a non intervenire. Il futuro sarà dei siriani, la Siria è siriani, anche cristiani, musulmani, non c'è distinzione. In Siria c'è una convivialità che dura da centinaia di anni tra le fedi, è forse un paese con più religioni, etnie al mondo. Ci dovrebbe far pensare quando vediamo cattedrali di fianco a moschee che forse in pochi paesi arabi possono vantare. La Siria però ce li ha, e quindi dovrebbe far pensare a tutti quegli imprenditori della paura che in questo momento svolgono questo importante compito di essere negazionisti e di dire che in Siria c'è un complotto messo in atto da Israele o da altre potenze occidentali per destabilizzare il paese, perché è l'unico paese rimasto tutto sommato che porta avanti questa politica araba, una terza via insomma la Siria, quella del partito Baas, che peraltro è stato fondato da Michel Aflaq, siriano, morto a Baghdad, cristiano, no? Ci dovrebbe far pensare anche questo quando magari alcuni dicono anche che il partito Baas, qualche, devo dirlo, ignorante, è un partito integralista. Ebbene, in Siria poi ovviamente le rivolte continuano tuttora, ogni venerdì si scende, ogni venerdì i giovani, ma anche durante la settimana si manifesta, sempre pacificamente, anche se un'opposizione siriana, quella favorevole al regime, dice che non manifestiamo pacificamente, ma io invito tutti ad andare su YouTube a vedere i filmati che mettono su internet. Mi viene anche da citare Ibrahim Rashush, se non sbaglio il cognome, sono tanti da ricordare, insomma, cantante a Hama che faceva le canzoni contro il regime. Ebbene, qualche tempo fa è stato trovato sgozzato col pomo di Adamo vicino, in un fiume.
il fiume Assi, a Hama. Questo è quello che fanno a quelli che si oppongono al regime. Mi vengono in mente i libici degli anni 70 con la complicità del Sismi, che venivano massacrati qua in Italia perché erano oppositori di Gheddafi, sempre per questa politica nostra favorevole all'instaurazione di dittature, insomma, così. È capitato anche ai siriani, purtroppo, nel passato. Questa è la Siria, e a qualsiasi persona che vi viene a dire che la Siria vuole essere destabilizzata da un Israele, probabilmente, o dagli americani, bene, dite no. Dite no perché queste rivoluzioni qua arabe sono portate dal popolo, avanti per il popolo. Ma io vi voglio parlare un attimo della geopolitica di questo territorio qua. È strano, ma l'Iran, e vuole il presidente Bashar al-Assad, vuole un regime così. Perché? Perché ha paura di un dopo. Ha paura semplicemente di un'instabilità, che arrivino i fratelli musulmani, questo spettro, ma devo dire che si sono dimostrati fratelli musulmani in esilio siriani. Noi abbiamo mandato un delegato a Istanbul, italiano, a questa riunione che abbiamo fatto, al vertice. Siamo molto attivi la comunità siriana in Italia, con me e altri rappresentanti, che parliamo con tutti i rappresentanti in Europa, Ghaliyun, Haitham Annah. Li potete vedere tutti su Al Jazeera tranquillamente sulla televisione panarabe. Abbiamo esteso questa rete di contatti. Magari annoierò molte persone, però ho bisogno di dire queste cose per dire quello che stiamo facendo. E allora Israele vuole appunto questo regime perché tutto sommato sono 40 anni che non succede nulla al confine. Mi viene in mente quando gli israeliani hanno bombardato 50 km da Damasco qualche anno fa, il presidente ha detto: noi non staremo fermi a questa provocazione. Bene, sono stati fermi, non hanno fatto nulla. È un nodo centrale in cui io credo che non ci sarà un intervento come in Libia e in Siria. Uno per un fattore economico, perché non c'è nulla da guadagnarci andando in Siria. Non abbiamo il petrolio come i libici. Quindi non ci daranno nemmeno le armi, ma nemmeno le vogliamo. Continueremo sino alla fine, proprio per dare una lezione di pacifismo a questo regime. E poi perché c'è l'Iran di fianco alla Siria, che ha stretto un patto di alleanza militare, quindi quasi di autodifesa, ha inviato soldi al regime di Damasco e militari che manganellano i siriani che manifestano. Ci sono lì Hezbollah e Libano, il primo foraggiatore di aiuti è la Siria, quindi pensate voi cosa potrebbe succedere, no? Forse la terza guerra mondiale, è troppo dirlo, però ci sono questi fattori qua a tenere in conto. Mi viene in mente una cosa che mi ha raccontato un italiano in Libano che si è recato al confine con la Siria, dove mi diceva: l'esercito libanese è arretrato di 5 km dal confine con la Siria per permettere a queste milizie, Shabiha vengono chiamati in arabo, di entrare nel confine e rastrellare tutti i profughi siriani, quelli che sono usciti dal mio villaggio, peraltro, che sono andati in Libano. Ho visto filmati di Hezbollah che rapivano siriani in Libano perché manifestavano contro il regime. Ebbene, è incredibile, e mi danno anche del millantatore, mi danno del persona che vuole semplicemente spacciare delle notizie non vere, mi danno anche del non siriano, mi danno anche del non siriano, come ho detto, e del non arabo, di persona che a volte parla l'arabo, a volte non lo parla, così. Però cosa devo dire? Queste persone qua sono del regime, io sono andato a una loro manifestazione del regime qua a Milano, che hanno la libertà di farlo, ma come hanno la libertà di farlo, io devo avere la libertà di andare lì e fermarmi di fronte a loro, guardarli, salutarli pacificamente, non dire slogan contro di loro, ma di non essere insultato. No, perché in Siria noi non ci possiamo permettere di manifestare, ma siamo qua in Italia, paese democratico, no? Allora io, come opposizione, vado lì, mi faccio vedere. A me poi non interessano ovviamente in particolar modo gli insulti, le cose così, fa tutto parte del gioco. Però questa è la Siria di oggi e questo è quello che io voglio lasciarvi come idea. Finirò per lasciare ovviamente la professoressa. Non è affatto scontato per i siriani pronunciare la parola libertà nelle loro camere da letto, anche qua in Italia. Perché noi abbiamo, come ho visto nei libici che ho conosciuto, una paura profonda. C'è questa paura che il dopo Bashar, il regime, ci sta riuscendo perché è un bel esempio il regime siriano da studiare. È una sorta di regime fascista che però non è durato un ventennio, ma un quarantennio.
perché ha tolto la terra sotto i piedi dai siriani, ha tolto la possibilità di pensare che ci sia un'alternativa. Ci sono siriani che nascono, io ho sentito dalle mie orecchie, mi dicono le tradizioni in Siria, non parlare male del presidente e avere le foto del presidente ovunque. Voi pensate, pensate se uno nasce e cresce in un regime che gli inculca solo quell'idea di libertà. Come nascono e crescono queste persone qua? Che prototipo di persona creiamo? È questo, insomma. Io poi lascio, non mi voglio dilungare. Grazie Shadi appunto per questo racconto, veramente molto forte, anche perché appunto molte delle cose che ci hai detto sono praticamente a noi sconosciute, nel senso che ti ripeto, non arrivano grandi informazioni dal tuo paese, quindi purtroppo noi siamo costretti ad accontentarci di quello, di quel poco che si trova, e avere comunque delle notizie più dirette, più fresche che ci puoi dare. Devo dire una cosa, sempre come quella che ha detto la professoressa, basta guardare veramente il passato per non rifare gli stessi errori, e dopo io vorrei guardare proprio il passato tramite Eugenio Montale, se mi permettete, no? E vi reciterò una poesia, però dopo che ha fatto la professoressa, ovviamente. No, invece volevo farti un'altra domanda, appunto tu hai detto che ci sono queste manifestazioni quotidiane, settimanali, di persone disarmate, giovani, intellettuali, e la similitudine con i vostri vicini di casa iraniani è presto fatta. Anche loro purtroppo non avevano armi, era una ribellione pacifica, e mentre appunto, come hai detto tu, nei paesi del Maghreb comunque gli eserciti hanno avuto un ruolo chiave e hanno comunque spostato gli equilibri rivoltandosi ai dittatori. Io penso che purtroppo in un regime come il vostro, così come in quello iraniano, c'è poco da sperare su questo cambio di bandiera da parte degli eserciti. Ci sono i primi segnali. Appunto, visto quello che è stato l'anno scorso tutta la rivolta dell'Iran, tu non pensi che questa cosa possa non finire? Nel senso che in Iran, purtroppo, io avevo invitato anche Amir, il nostro amico iraniano con cui abbiamo manifestato negli anni passati per dal Where is my vote a Neda e a tutte le manifestazioni che sono state fatte in favore dei rivoluzionari e della rivolta iraniana, perché comunque sia tutt'oggi in Iran, anche lì sotto l'assoluto silenzio dei nostri giornali, dei nostri mezzi di informazione, succedono delle cose allucinanti. Abbiamo prigionieri politici uccisi nelle carceri, abbiamo altri prigionieri politici che fanno scioperi della fame per questi altri uccisi. Abbiamo notizia di ieri di Dimitri Buffa, delle violenze fisiche e sessuali che vengono compiute da altri detenuti e dalle forze di polizia sui prigionieri politici, quindi sicuramente anche dei livelli di non garanzia dei diritti umani fondamentali dei detenuti e delle persone che supera qualsiasi immaginazione, e che però purtroppo non viene nemmeno quella raccontata dai nostri mezzi di informazioni, e che soprattutto chi dovrebbe comunque tutelare i diritti umani nel mondo non fa nulla per cercare di fermare queste cose. Quindi volevo sapere da te se comunque, non avendo armi,
non volendo usare la violenza, come pensi, appunto, anche tu ci hai detto che voi non volete comunque un intervento esterno da parte di altre nazioni per la gestione di quella che è la vostra rivolta. Sì, allora io voglio precisare che i destini tra Iran e Siria sono strettamente legati, perché se noi vinciamo, automaticamente anche gli iraniani scenderanno in piazza perché l'amico dell'Iran, cioè la Siria, è stato sconfitto. Quindi loro trarranno coraggio come noi abbiamo tratto coraggio dai tunisini, libici, gli egiziani di uscire in piazza. Allora continueremo a manifestare a oltranza, come abbiamo fatto, a torso nudo, di fronte ai mitragliatori, ci sono le immagini, e le donne, che molti dicono che non c'entrano con questa rivoluzione, e c'entrano basilarmente le donne, insomma, con questa rivoluzione, perché molte volte spronano i mariti o i figli che hanno paura ad andare, sono andate con le rose a manifestare in Siria, addirittura. Noi continueremo così perché è l'orrore, quello che si provocherà, no? Quello che si sta provocando, automaticamente creerà delle defezioni e un orrore tale che la solidarietà mondiale non potrà non esserci. Io sono profondamente convinto. Se adesso non c'è, magari arriverà. E poi noi agiremo, cioè, culturalmente, come un po' i siriani sono abituati a fare, no? Cioè, creando questa rete di solidarietà, questa rete di opposizione all'estero. E poi con questa chiusura che ha il paese, quindi economicamente il regime dovrà uscire fuori, perché saranno le strette, li bloccheranno, li congeleranno i conti, tutte queste cose se ne dovranno andare. Insomma, non molleremo di sicuro per quello che stiamo facendo. E poi noi abbiamo scelto di non impugnare armi per non fare quello che il regime fa, cioè ammazzare il nostro popolo. Dobbiamo essere più, diciamo, uomini e donne rispetto a loro. Dovremmo far vedere che noi non siamo integralisti perché con noi ci sono drusi cristiani che comandano la rivolta sia qua in Europa sia in Siria. Quindi questo. E poi quando noi vinceremo automaticamente anche l'Iran si sentirà pronto per scendere in piazza e noi saremo lì a dargli sostegno. Ok, grazie Shadi. Adesso, visto che passiamo da delle rivoluzioni a mani nude a una guerriglia, perché ormai è guerra quella che c'è in Libia, con appunto un intervento diciamo fondamentale da parte di paesi occidentali. Anche lì era cominciata come una rivolta non subito pacifista, non subito disarmata, ma era già cominciata sicuramente con delle prese di alcune città, Devo dire che creazione di in realtà, roccaforti. se permetti, in realtà gli antefatti non sono per niente conosciuti, nuovamente perché vi è appunto questo senso un po' di vergogna anche da parte dei regimi che comunque, insomma, regimi, insomma, dei governi che hanno sostenuto dei regimi colpevoli. Questa rivolta, paradossalmente, il 15 febbraio è nata da un arresto, e l'arresto cioè di un avvocato. Un avvocato che si è sempre distinto per la difesa dei diritti umani, che stava difendendo i familiari di 1200 vittime di un carcere, vi dico il nome, che è il carcere di Abu Salim, me lo dimentico sempre, di Abu Salim, in cui appunto i miliziani di Gheddafi avevano ucciso indistintamente dissidenti politici e piccoli criminali comuni. Per oltre 2 anni il regime non ha detto assolutamente niente ai familiari, anzi invitava i familiari a portare quella volta ogni tanto loro cibo, vestiario, eccetera, come se nulla fosse accaduto. E però hanno cominciato a esserci 2 anni senza la possibilità di vedere i propri cari, indipendentemente dalla pena che era stata inflitta. Tra
3 anni, eccetera, la gente ha cominciato ad insospettirsi e a pretendere qualche dichiarazione o qualche verità. Nello stesso periodo avevamo questa straordinaria rimonta di Gheddafi che, sostenuto anche dall'ONU, addirittura al punto, anche perché insomma c'è stata anche per la questione Lockheed un po' una presa d'atto di coscienza di quello che era stato fatto nel passato da Gheddafi, in realtà per questioni economiche, non forse non certo umanitarie, però almeno era stata fatta, ecco che è stato addirittura nominato responsabile per il settore dei diritti umani nelle Nazioni Unite. Ora, l'Organizzazione delle Nazioni Unite però l'ha anche messo di fronte a questa situazione decisamente ambigua e ha detto, beh, dovresti sistemare ciò che hai in casa, questa situazione è indifendibile, quindi dà loro i certificati di morte dei loro cari, ammetti e dai loro un indennizzo. Ebbene, delle 1200 persone riconosciute sono stati 900 e sono stati dati 100 euro a testa ai parenti di queste vittime. Queste persone hanno lasciato i 100 euro di corrispettivo a Gheddafi, si sono recate in massa dall'avvocato e hanno chiesto appunto di essere tutelate. Ora, questo Fatih Tarbell è stato arrestato il 15 di febbraio. I parenti delle vittime si sono recati in piazza, la milizia ha sparato su queste persone. Come vedete, nessuna rivolta contro Gheddafi a livello di popolazione. Che cosa succede? Dalla Svizzera, mutuando ciò che era stato fatto il giorno prima per il Bahrain, si apre una pagina su Facebook che invita al giorno della rabbia. Il 17 viene nominato il giorno della rabbia, da ogni parte del paese si raccoglie tutta una dissidenza che era rimasta nell'ombra per anni e anni e anni. Ed è così che è nato questo movimento. Sicuramente poco organizzato, però ha preso coraggio, ma ha preso anche armi. Allora, è ancora ambigua la posizione della Francia, avrà fornito armi prima? Devo dire, io francamente non lo so, non ve lo posso dire con certezza, non mi occupo, devo dire, di quel paese da molto tempo, per cui non posso, ci sono persone ben più esperte di me che forse hanno avuto sentore, perché certezze le possono avere soltanto forse il sismi, ecco, diciamocelo, no? Quindi indubbiamente degli appoggi e degli aiuti ci sono stati. Poi ci sono state ovviamente le prese di posizione all'interno da parte dell'esercito. C'è stata una milizia che è praticamente un corrispettivo della milizia pretoriana, che ha preso immediatamente le parti dei rivoltosi, e questo è stato, devo dire, decisamente benefico, perché significa che know-how, capacità di combattimento e anche armi sono passate dalla parte dei combattenti. Rivoltosi non è forse la parola più giusta, perché si tratta veramente di una rivoluzione dal basso e decisamente improvvisata, in questo caso dobbiamo dirlo. Io capisco anche il traccheggiamento da parte occidentale ed europea a dare immediatamente appoggio e riconoscimento e legittimità ad un comitato nazionale di transizione che è quasi tutto composto di uomini del regime. Ora, noi italiani siamo gli ultimi, dopo aver visto com'è andata con la defascistizzazione, a poter dire qualche cosa in materia, no? Perché nei posti chiave, soprattutto dell'esercito, dei ministeri ai diversi livelli, non è che ci sia stato questo sconvolgente ricambio, no?
indubbiamente non c'è stato. E quindi riesco a capire una certa diffidenza, però bisogna anche considerare quello che diceva il collega prima. Si tratta di regimi di 40 anni. Nel 1969 Gheddafi ha preso il potere. Che cosa significa questo? Significa questo che avevano accesso al potere delle persone che erano conniventi con il potere, ma anche che avevano la capacità e l'intelligenza politica di dimostrare di essere conniventi al potere. E quindi questo ovviamente richiederà un ricambio che dovrà essere richiesto dal basso, ma sono le persone che hanno più dimestichezza con il potere e che hanno anche potuto garantire quelle relazioni internazionali che stanno garantendo oggi un certo flusso di armi a dispetto dell'embargo, a rispetto della no-fly zone. C'è uno straordinario esperto, noi abbiamo degli specialisti eccezionali, che è David Cenciotti, che si occupa di aeronautica e sta facendo dei bollettini estremamente puntigliosi, attenti, eccetera, perché ha anche quelle capacità e quelle conoscenze di diritto internazionale che gli permettono di dire: è stata presa una determinata fotografia che bisogna giustificare in qualche modo. Ci sono degli aerei che sono attribuiti alle milizie resistenti che stanno volando. Ora, una no-fly zone significa, signori, non si vola. Ora, che siano della resistenza, che siano della NATO, che siano non dovrebbe volare proprio nessuno. Ora, noi dobbiamo anche dire questo: quel mese di tempo che si è preso l'ONU e che poi ha tamponato la NATO in qualche modo, ha provocato una simmetria spaventosa nelle forze in campo. Se anche i militari in parte hanno preso posizione a fianco dei ribelli, dei rivoltosi, dei resistenti, ecco, dall'altra parte sicuramente Gheddafi ha avuto tutto il tempo, addirittura dalla Sirte, che è proprio quella specie di porto naturale che si trova nel mezzo, nel cuore della Libia, di fornirsi di mercenari e di armi in continuazione sotto il naso di non dal Sudan, non da nessun, niente di occulto, alla luce del sole passata attraverso il Mediterraneo, no? Allora, bisogna anche capire che molto probabilmente si stanno facendo dei corridoi specifici, perché è anche assurdo che la NATO bombardi le forze, lo ha fatto agli inizi, perché ha sbagliato, le bombe intelligenti non sono poi così intelligenti, ecco. Hanno anzi, si è ribellato il responsabile della NATO dicendo dovevano avere un segno ben chiaro sui loro veicoli. Se avessero avuto il segno ben chiaro sui loro veicoli, penso che le truppe di Gheddafi li avrebbero assolutamente massacrati. Quindi ci sono anche delle grosse difficoltà a livello di organizzazione interna. Ora, tutte le mie speranze, ora io odio la guerra, sono contrario alla guerra, però a volte penso che sia anche necessaria. Ci sono determinati casi in cui è necessario prendere le armi per ribellarsi a determinate situazioni. Se però manca una solidarietà a livello di popoli arabi, non sto parlando di leader, perché i leader sono quelli che sono e sono quelli che sono stati. Quando noi parliamo di Lega Araba, francamente mi spavento moltissimo. Perché significa di regimi di e più conviventi, perché noi abbiamo le nostre responsabilità, ma per bacco se la Lega Araba ne ha. Quindi se noi non dessimo l'importanza che ha, l'importanza strategica che ha la Lega Araba, faremo lo stesso discorso del povero Vukupra, no? Noi dobbiamo dare le responsabilità a quei personaggi, a quei regimi che le hanno e le hanno e continuano ad averle, perché continuano a combattere per restare a galla, no? E allora a livello di organizzazione delle Nazioni Unite noi dovremmo pretendere che ci sia una imposizione di pulizia, però si tratta dell'organizzazione delle nazioni, nuovamente di organizzazioni governative stiamo parlando. Allora ecco perché noi in fondo ci troviamo anche qui. È perché
anche per Shadi è importante parlare da un organo di società civile, perché la mobilitazione deve sempre partire dalla società civile. È l'unico modo per poter pretendere che i regimi, a qualsiasi livello, chiamiamoli governi, chiamiamoli regimi, eccetera, finiscono molto spesso per adottare dei sistemi da regime, purtroppo, gli organismi di potere, finché non ascolteranno la domanda. E quando invece manchi da parte della popolazione la fiducia nella canalizzazione della domanda, e il canalizzatore della domanda è il partito, e quindi la gente non va a votare, la politica deve fare una profonda riflessione su se stessa. Se noi ci dobbiamo affidare a delle piccole organizzazioni, io appartengo a diverse, queste, CESPI, sono affiliata ad Alisei, sono di Mani il Gallo Creato, perché ci credo che è l'unico modo fare gruppo per farsi sentire, è l'unico sistema. Però poi noi dobbiamo pretendere che il potere ci ascolti e soprattutto che i canalizzatori della domanda presentino la domanda, non che la soffochino per fare dei giochi di scambio, per voti di scambio e cose di questo genere. Perché il tutto ovviamente si traduce nella politica che un certo Stato esprime, e la politica internazionale è maledettamente importante per permettere a questo sistema mondo di andare avanti. A me la parola globalizzazione fa orrore, però è indubbiamente un mondo interdipendente, anche se attraverso i media questa decanalizzazione di informazioni e di risposte ci porta ad essere delle monadi separate e vediamo sempre i problemi come se fossero estremamente lontani. Ora, non perché è il mio tavolo, ma la Siria è vicina. 4 ore d'aereo. Esatto, 4 ore d'aereo. Un po' più per un barcone. se attraversasse. No, indubbiamente, non perché li abbiamo in casa e potrebbero essere un fattore di disturbo, no? Ma perché è finita veramente l'epoca non della storia ma dei territori, delle organizzazioni regionali, perché ci stanno mostrando che a livello politico sono estremamente fallaci, no? Il regionalismo ha un'altra funzione ed è quella di scegliersi dei partner perché potenzialmente, socialmente, culturalmente ed economicamente affini, che non vuol dire che facciano le stesse cose, ma che si compensino. Questo dovrebbe essere il futuro della politica internazionale. Per me questo internazionale dovrebbe anche sparire. No? È utopistico, ma dovrebbe sparire. Perché è un interesse che ormai condividiamo, quello di sopravvivere su questa terra che stiamo popolando in modo dissennato, senza pensare a come equilibrare il sistema, il portato sociale con le potenzialità economiche, e ci sono, ma sono maledettamente soffocate dall'interesse di pochi. Quello che ci sta dimostrando la Libia è esattamente questo, ed è un caso, io sono sicura che anche la Siria ha le sue bellissime risorse, probabilmente molto da sfruttare, anche turistiche, anche economiche. Ci sono boschi in Siria, per esempio. Sì. Ah, caspita. Ecco, non ci sarà l'IKEA svedese, ci sarà l'IKEA siriana, no? Questo mi distrugge qualcuno che è anti-IKEA. No. Quindi capite, in realtà queste sono le occasioni perché la gente abbia lo stimolo a capire, ad andare in profondità, tra l'altro, nelle storie, perché queste sono piccole storie, ma che ci portano a riflettere sul fatto che noi non sapevamo niente fino ad adesso di quel benedetto carcere e di 1200, si dice, qualcuno dice 1400, eccetera, morti senza una giustificazione al mondo. E noi abbiamo avuto rapporti con un personaggio che non solo ha fatto precipitare aerei, ha un tremendo novero di morti sulle spalle, ma nonostante noi
ha potuto continuare a fare il suo sporco, orribile, comodo, e tra l'altro è evidente che abbia un forte squilibrio psichico il personaggio in sé, e probabilmente è un addicted, è un drogato, no? Che un personaggio di questo genere abbia un tale impatto a livello internazionale non deve essere più permesso. Quindi forse anche cambiare i termini della no-fly zone, essere un po' meno ipocriti, aiutare un po' di più. Ripeto, ero contraria a questa forma di guerra. Ormai le cose però sono andate troppo avanti e abbiamo delle responsabilità. La responsabilità ora è quella di far finire velocemente la guerra, ma di non intrometterci. Avere la modestia di non pretendere prezzi per questo intervento. Sto guardando fisso negli occhi perché so che sto dicendo una cosa che soltanto dal basso può essere sostenuta e pretesa, mai da chi è al governo. E non parlo delle persone specifiche, ma anche da chi condivide l'arco parlamentare. Ora io spero che questo specifico caso continui a difendersi con le unghie e con i denti, però io, molte cose sono passate senza che nessuno alzasse il cartellino rosso, no? Purtroppo a livello politico in Italia, parliamo poi a livello internazionale. Quindi pretendere che ci sia una determinata politica di trasparenza nella futura gestione della Libia potrebbe ricadere sotto la nostra diretta responsabilità, e noi dobbiamo essere preparati a pretendere che il nostro governo non chieda niente in cambio. Io devo dire, il 17 di marzo cominciava la guerra con la NATO, il 19 di marzo l'Enel firmava un trattato. Ora da una parte si delegittima, perché se si fa guerra a qualcuno lo si delegittima, e dall'altra parte si legittima. Allora c'è anche una inconsapevolezza di quel meraviglioso bagaglio storico che ha l'Italia, perché devo dire che a livello diplomatico noi ci siamo sempre distinti. Una notevole capacità, io credo che tra l'altro anche a livello di Ministero degli Esteri ci sia una consapevolezza notevole di quello che sta effettivamente accadendo. Non pensiate che sono degli stolti, c'è questa capacità, ma poi la capacità deve essere anche quella di pretendere la ritirata di tutti, Francia, Danimarca, eccetera, 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 Italia. Da parte dei mass media c'è continuamente questo fantasma agitato della deflagrazione tribalistica della Libia. Succederà come in Afghanistan. Beh, caspita, in Afghanistan ci sono delle presenze. Probabilmente dovremmo riflettere su quelle presenze. Sono una garanzia o sono un elemento detonatore? E questo dovrebbe anche insegnarci in parallelo a forse che cosa potremmo fare per la Libia. Una presenza, un appoggio a livello culturale potrebbe essere un buon viatico. E bisogna dire che con il passato regime Gheddafi, perché io do già per defunto, perché desidero che così sia, ma c'erano già una serie di accordi per lo scambio di personale. Molti infermieri, circa 3 o 4 mila potenziali infermieri, dovevano venire in Italia, perché adesso quello che hanno anche constatato i miei amici che si trovano giù per Manlil Gad, ci sono dei begli ospedali, degli splendidi macchinari, e nessuno li sa usare.
Allora, questo appoggio senz'altro abbiamo il dovere morale di darlo, ma che questo rafforzi una loro autonoma capacità di scelta. A livello tribale, sin da maggio, c'è stata la piena disponibilità a creare una forma di pacificazione, una sorta di gran consiglio per la condivisione del potere. Perché è vero che molte delle tribù hanno diversi sassolini della scarpa da togliersi. Perché che cosa è accaduto? È accaduto che dalla crisi petrolifera in poi il signor Gheddafi ha favorito il suo entourage, il suo clan, e ha dato le briciole ad altri. È ovvio che ci sono 40 anni e più da riscattare. No? Cercare di equilibrare dall'esterno queste tendenze, facendo anche capire che cosa sta succedendo in Afghanistan o in Iraq, indubbiamente può essere un nostro monito valido, ma assolutamente nessun altro tipo di forzatura. Ripeto, sono certa che tratteranno il pacchetto petrolio a parte, come svincolato dalla politica e dalla questione politica. Perché bisogna anche dire che Gheddafi ha fatto l'occhiolino anche a moltissime compagnie, che ovviamente pretendono il proprio. Enel, in primis. Comunque, prego. Guarda, sentendoti parlare, più parlavi, più ti legavi un po' a quello che è la nostra settimana che sta cominciando, il Consiglio Generale di Tunisi del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale, Transpartito, perché comunque sia nel tuo discorso hai ripercorso tutti i motivi per cui esiste e crediamo in questo partito, appunto, che è transnazionale, quindi in tutti i posti. Tu appunto hai parlato di non vorrei più sentire la parola nazioni, quindi appunto transnazionale, non violento, ovviamente con la bandiera con Gandhi, per come diceva Shadi, la rivoluzione gandhiana, transpartito, perché comunque sia è aperto a tutti, qualunque idea si abbia, però appunto lo scopo è quello di dire che bisogna anche vedere i paesi vicino, cioè se io sto facendo un qualche cosa non è che posso farlo a dispetto di chiunque altro. E poi comunque se io sono l'unico che lo faccio, sicuramente sarebbe bello se tutto quello che sta intorno riuscisse ad avere delle riforme e delle svolte come quelle che sto avendo io. Quindi anche lì poi hai parlato appunto di Afghanistan, Iraq, Lega Araba, tutte cose che ci fanno venire in mente tante battaglie del Partito Radicale Transnazionale, la Lega Araba con a capo Gheddafi che non ha chiesto appunto l'esilio di Saddam, quindi tutta la battaglia sull'esilio possibile di Saddam e quindi la guerra in Iraq, l'esportare un nostro modello che non è appunto il modello locale, quindi la nostra democrazia, perché appunto si suppone che il nostro sia il miglior modello possibile e che quindi anche gli altri debbano assumere quel modello perché è giusto così, perché per noi è giusto così e quindi anche gli altri, a discapito di qualunque idea e qualunque cultura, debbano assumere un modello che molto probabilmente non è nemmeno nelle loro culture, non è nelle loro corde, sicuramente così come lo facciamo noi, lo esportiamo noi, non può essere applicato perché comunque sia le culture sono diverse, quindi questa imposizione di un qualcosa che non rientra nella tua storia
e nella sua cultura difficilmente è accettato poi dal popolo e quindi da chi dovrebbe scegliere queste democrazie. Quindi poi il discorso sull'Afghanistan, sulla presenza delle forze estere in Afghanistan, e lì la prima cosa che ho pensato è, vabbè, da antiproibizionista all'assurdità della guerra, appunto, alla coltivazione del papavero e delle sostanze, che è quello che rendeva ricco quel paese e su cui appunto la popolazione viveva. Distruggendo queste coltivazioni, adesso il problema non è tanto la presenza dei militari in Afghanistan, ma quello che impongono, quindi cioè la distruzione di tutte queste culture con cui tutta questa gente, questi contadini vivevano. Quindi sicuramente anche lì un imporre quella che è una visione nostra di una situazione, quindi da antiproibizionisti, cioè da proibizionisti, quali sono gli stati che sono attualmente presenti militarmente in Afghanistan, il voler distruggere comunque quella che era una loro cultura e quello che hanno fatto in tutti questi anni, imporre quindi delle culture diverse, sicuramente con dei tempi e dei redditi assolutamente diversi da quelli che erano quelli precedenti, e quindi anche la non approvazione da parte di tutta questa popolazione di contadini, che appunto si vede costretta a distruggere i propri raccolti. Quindi è un po' questa presenza di noi come oppressori, mentre nelle migliori intenzioni la migliore intenzione era quella di salvarli dal loro destino, che noi immaginavamo triste, desolante. Quindi No, indubbiamente questo discorso porta però ad un altro problema che è gigantesco, cioè quello del fare sistema. Perché è inutile essere antiproibizionisti quando dall'altra parte c'è una lobby, un cartello, che non è purtroppo unico, ma sono in aperta competizione fra loro e sono tanti, che lucrano su quel determinato sistema e sulle debolezze di determinate società che sono tremendamente frustrate. Allora, in un mondo perfetto dove questo non accade, non c'è bisogno di bruciare alcunché. Laddove invece, quello che dico io, a livello di organizzazioni internazionali si compensano degli interessi e non si vuole risanare il mondo, che vuol dire l'anima del mondo, no? Ecco che indubbiamente noi avremo sempre un'inerzia di questo tipo. Finiremo sempre per giocare o per essere stimolati a giocare in difesa. E lo scontro fra le civiltà, così come è stato fatto, verrà creato e riprodotto sempre perché non ha ragione di esistere. Lo scontro fra le civiltà è il risultato di una manipolazione delle informazioni per la difesa di determinati interessi, di determinate lobby. È finito lì. Quindi è chiaro che noi stiamo combattendo un po' a toppe su determinati fronti, ma dovremmo veramente porci il problema, che nasce poi anche da un semplice riconoscimento come quello di Shadi. Siamo soli noi siriani, però se vinciamo da soli, l'Iran si sentirà coinvolto e lo farà. Io dubito che la Siria vincerà da sola. Non solo dai popoli arabi, ma da tutti i popoli dovrebbe venire fuori questo sostegno a questo popolo in particolare in questo momento, così come al popolo libico di cui, ripeto, non si parla. Non si parla. Qua è diventato una specie di rassegna un
delle capacità e delle potenzialità occidentali. Si stanno sperimentando una serie di nuovi velivoli e di nuove armi e di droni. Qua sta diventando una gara industriale. L'Italia sta sperimentando nuove cose. Il nostro diavoletto, il nostro ministro della difesa, si lecca continuamente i baffetti perché finalmente si mette alla prova quella sua potenzialità repressa, che è evidente, no? E finalmente può giocare con i soldatini. Ma è gravissima questa cosa, perché sono miliardi e noi siamo in crisi. Bollettino di ieri è venuto fuori che si sono bloccate le missioni non solo militari, ma anche quelle delle organizzazioni non governative. Ridendo e scherzando, vi diffonderò questo bollettino che stanno mandando in giro le organizzazioni non governative italiane, perché come al solito noi non ci accorgiamo delle cose, perché anche nel nostro livello, a livello parlamentare, una volta avevamo le forze extraparlamentari che avevano i loro bravi avvocati e che leggevano tutte le cose che venivano promanate. Ora si va avanti come nel terzo mondo a forza di decreti legge e nessuno li legge perché dice vabbè, durano un poco, avrò tempo un mese, no, per leggerlo, però intanto hanno una forza immediata e vincolante. Tutti i progetti di organizzazioni non governative adesso sono stroncati, stroncati. Per fortuna i nostri sono andati lì come volontari, anche se con il sostegno di Alisei. Fossero lì come operatori di Alisei, dovrebbero tornare immediatamente indietro. Sono tutti mantenuti grazie ai soldini che arrivano a questo benedetto conto corrente, ma altrimenti sarebbe veramente stroncata questa attività. Questo è quello con cui noi ci troviamo a combattere, no? Dei tamponi, dei sistemi a tampone che funzionano per il nostro paese e che danno terribili riflessi anche per le realtà di cui noi ci occupiamo, no? E ci troviamo a fronteggiare proprio il sistema che è vacillante e zoppicante, perché non è un sistema, è un modo un po' per confondere le acque, per farci sentire sempre più divisi, per provocare questa divisione e mantenerla come tale e evitare che il popolo siriano, il popolo libico, il popolo tunisino continuino ad essere nel mirino del nostro interesse, come interesse primario. Perché signori miei, se la Tunisia sta bene, vi assicuro che nessuno scappa. Se l'Italia sta bene, nessuno scappa, dico da ricercatore che ci sta riflettendo profondamente. No? Questo vale per tutti. Il benessere nazionale come un tampone per poter parlare di un benessere mondiale. Però nel momento in cui noi diciamo, è chiaro che bisogna essere un po' fondamentalisti per riuscire ad ottenere qualche cosa. Ma essere proibizionisti e tollerare però che dall'altra parte ci sia una lobby spaventosa come quella che sta dietro alla droga, non sta tanto bene insieme. È giusto continuare ad essere antiproibizionisti, però dall'altra parte bisogna mettere tutte le forze in campo perché si disgreghi quel potere economico e politico. Perché i cartelli si radicano in tutti quei congressi che sostengono i governi che noi abbiamo. Non gli vanno tanto contro. Allora, dobbiamo studiare anche contro chi combattere e indirizzare i nostri missili, che sono fatti di lingua, di parola, chiaramente. Ma deve essere patente questa lingua. È molto arrabbiata, perché se anche noi abbiamo la nostra casetta, l'acqua corrente, l'acqua calda, il cellulare, l'iPod, l'iPad, l'iPid, eccetera, eccetera, no? Questo non deve bastarci. Con questi piccoli, queste piccole forme di benessere, questi comforts, ci hanno completamente appiattito. Noi stiamo accettando ogni cosa, però anche giustificandoci che non ce ne parlano, che i mass media sono cattivi,
Beh, arrabbiamoci. Non compriamo più un giornale. Se ne accorgerà qualcuno che forse vogliamo un'altra informazione? Che non me ne frega niente di 120 pagine di Ruby? Che la 300esima cosa sulla povera creatura di Garlasco mi basta? Scusa, è vero. Ecco, capite? Allora, noi dobbiamo ribellarci in modo tangibile. Vi assicuro che un giorno senza giornali fa riflettere qualcuno. Dobbiamo essere fondamentalisti. So che è una brutta parola che fa paura, ma lo dobbiamo essere. Perché sennò questi continueranno a giocare con le nostre teste e usandoci come marionette. Perché purtroppo è così. Io mi sento molto usata e ho abbastanza intelligenza per capire quando mi usano. Però mi sento usata, nonostante sia arrabbiata. Io volevo fare, poi lascio le domande, se qualcuno vuole fare le domande. Io volevo chiedere una cosa a Shadi. Abbiamo visto, tu dicevi appunto, la solidarietà di tutti i popoli, di tutti i paesi. Vorresti vedere accanto ai fratelli siriani che scendono in piazza, penso in tutto il mondo, almeno in Europa. Gli iraniani forse non hanno riusciti a far scattare quel quid all'interno delle menti degli europei, nel senso che comunque sia i giovani iraniani sparsi in giro per l'Europa erano riusciti a far passare il messaggio che comunque la presenza nelle piazze europee, alle manifestazioni dell'Onda Verde, come si erano definiti, erano molto importanti, perché comunque davano un segnale anche alle persone che erano in Iran a combattere contro il regime. Io ti dico, io ieri non sono potuto venire alla manifestazione. L'altra manifestazione invece eravamo noi, Amnesty e voi. Pensi che, cioè, tu speri che in qualche, cioè, cosa vorresti? Mettiamola così. Se potessi chiedere un qualche cosa all'Italia o alla stampa, o, dimmi tu, secondo te a chi dovresti indirizzare la tua richiesta per far sì che succeda quello che è successo nello scorso anno per la causa iraniana, anche per la causa siriana? Sarò molto breve perché voglio sentire le domande di tutti. Voglio dire una cosa da egoista. Prima di tutto voglio da tutti, sia quelli che sono sul web, sia voi che siete qua, quelli che hanno Facebook. Noi abbiamo un gruppo che si chiama Comunità Siriani in Italia. Semplicemente cliccate mi piace, avete già fatto tutto. Quello che ho chiesto prima è la stessa cosa che ripeto adesso, è che tutti quanti portiamo avanti delle mozioni di solidarietà comunali, sino ad arrivare comunque al Parlamento in favore del popolo siriano. Sono anch'io sicuro che da solo il popolo siriano non ce la farà, almeno io spero che ce la faccia da solo, ma qua non posso essere ottimista come prima. Avremo bisogno veramente dell'aiuto di tutti, quindi questa cosa qua chiedo, poi sempre cercare l'informazione. Noi su questo gruppo su Facebook postiamo sempre video di quello che succede, quindi potete vedere benissimo. E poi ovviamente di parlarne nel modo giusto dei giornali. So che i giornalisti siriani e di tutto il mondo non possono entrare in Siria perché è vietato in questo momento qua. Però insomma abbiamo bisogno di informazione. Io questo qua principalmente voglio, e ci terrei che anche voi vi venite avanti per fare queste mozioni qua. Prima di lasciare il tempo per le domande, io vorrei concludere dopo questi discorsi importanti, insomma, no? Con qualcosa di più leggero. Allora, siccome la professoressa giustamente prima ha detto bisogna guardare il passato per non ripetere gli stessi errori, Montale aveva scritto una poesia che si chiamava Siria, no? Quindi è sulla Siria. E dice così:
Dicevano gli antichi che la poesia è scala di Dio. Forse non è così se mi leggi. Ma il giorno io lo seppi che ritrovai per te la voce, sciolto in un gregge di nuvoli e di capre, di rompenti da un greppo a brucar bave, di pruno e di falasco, e i volti scarni della luna e del sole si fondevano. Il motore era guasto ed una freccia di sangue su un macigno segnava la via di Aleppo. Questo l'ha scritto Montale. Non credo che ci fosse odore così, o che si sapesse effettivamente tutti quanti dov'è la Siria, o ci fosse la globalizzazione in questa maniera. La scala di Dio, quindi Montale, insomma, è un genio per la Siria. Adesso lascio alle domande, veramente. Se ci sono su... No, sta guardando... C'è qualche domanda? Sì, però bisogna... Modello di microfono. Questo è pull option. No. È stato molto interessante, soprattutto la parte in cui ci avete raccontato delle informazioni, e immagino che ce ne siano molte altre che, se vorrete, ci potrete raccontare. Io ho un'esperienza molto banale, però neanche così tanto, di un mio amico conoscente, diciamo siriano, cristiano. Appena sono successi i primi disordini l'ho chiamato, e come capita spesso quando lo chiamo al telefono è uno che non parla molto al telefono, e immagino che non abbia la nostra, come dire, leggerezza nel dire qualsiasi cosa al telefono, penso per una sua... Ecco, e sono persone, lui e sua moglie, come dire, di una certa elevatura culturale, nonostante il lavoro che fanno in Italia li porta ad essere confusi con il Vukumpra di turno, che è stato nostro Vukumpra in Canada, in America, in Germania, quindi è una ruota che gira. Insomma, quello che volevo dire è che poi, chiedendo a lui quelle quattro parole che mi ha detto, non mi hanno soddisfatto e non ho avuto ancora modo di approfondirle, però diciamo lui ha legato questa cosa, erano i primi giorni, a una come dire, a una certa come dire, divisione religiosa, come se appunto come dire, questa cosa fosse nata nell'ambito dei fratelli musulmani piuttosto che di... Erano i primi giorni, e poi devo dire nell'esperienza, perché alcuni anni fa, discutendo con lui delle nostre azioni italiane, così spesso mi aveva raccontato, e questo voglio legarlo invece a una cosa che tu hai raccontato molto diversamente, del fatto che i cristiani in alcune situazioni si sentano un pochino quasi difesi dal regime, cioè molti... penso dei cristiani, io non conosco questa realtà, però immagino che il regime, così come succedeva per il nostro regime fascista, alcune certezze, seppur mescolate in una ipocrisia, in una menzogna di fondo, la propinavano. E una di queste poteva essere una certa difesa di un mondo cristiano che doveva in qualche modo difendersi da una certa aggressività culturale, non dal parte dei musulmani. E questa cosa... magari poteva portare o può portare a una non partecipazione così attiva. Tu però dici, e io spero che sia così, che invece i cristiani sono schierati tutti dalla stessa parte. Volevo sapere qualcosa di... Non tutti, immagino. Grazie. 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 Abbiamo una splendida valletta stasera, veramente. Allora, questo regime qua, quello prima del padre, ovviamente poi del figlio, si è basato sulla convivenza tra le minoranze e la maggioranza. Come ho detto prima, le minoranze in Siria sono tantissime. C'è un bellissimo libro di padre Paolo Dall'Olio, che è questo gesuita italiano che ha fondato il convento di Marmusa, che racconta bene questo processo di convivialità. Allora i cristiani e le altre, ovviamente, minoranze che sono presenti, sono, diciamo, credono, perché il regime...
ovviamente ha fatto anche la sua parte, che senza il regime e senza questo regime che esiste ormai da 40 anni ci sia per forza una scacciata anche in questo paese qua, quello della Siria, dei cristiani d'Oriente, come è successo un po' in Iraq, che ci siano queste derive comunque integraliste, cosa non assolutamente vera, perché ripeto, il processo di convivialità, quindi la convivenza tra le fedi, è un processo antichissimo in Siria e forse proprio per questo è un esempio da prendere in considerazione per tutti i paesi arabi veramente, perché non credo che ci sia un paese, forse il Libano prima della guerra civile comunque, che abbia questo puzzle di identità, che convivono bene come le chiese di fianco alle moschee e così via. Quindi il regime gioca molto su questo, sul far vedere i preti cristiani di fianco agli imam che si baciano, abbracciano con la foto del presidente. Così automaticamente nella testa di un siriano normale dice: io sono cristiano, sono di un'altra minoranza, anche i zoroastriani ci sono in Siria per farci capire. Dicono: bene, se va via il regime, qua arrivano i fratelli musulmani, c'è sempre questo sparocchio. Non sarà così, io almeno mi auguro che non sia così. Non escludo, ovviamente, perché non ho la palla di vetro, che nel caso più tragico ci possa essere anche una guerra civile, ma non credo, perché noi siamo dentro con i nostri responsabili in questa opposizione che si sta creando e c'è uno spirito laico che prevale, c'è l'idea sempre la Siria e i siriani, e quindi proprio per questa paura vedo moltissimi cristiani, la maggior parte adesso, in tutte le minoranze, che purtroppo stanno mettendo l'idea religiosa, quindi di essere tutelati, di fianco all'idea del regime. Quindi non guardare all'idea di essere liberati, avere una democrazia, un posto dove tu possa dire la tua opinione, professare evidentemente una fede diversa, magari tua, rispetto a quella di un'altra, ma tendono quindi a preferire uno stato di sicuro garantista, quello del regime, che li tuteli, rispetto a una libertà e un evidente sacrificio di vite. Non so se mi sono spiegato adeguatamente. Poi ho fatto l'esempio prima di Michel Kilo, questo scrittore che fa avanti e indietro, ma uno dei nomi più noti, o se no Aysa Meleh, che è stato nominato adesso come rappresentante siriano al Parlamento europeo e insomma alle istituzioni europee per parlare sulla causa siriana. Abbiamo creato un coordinamento, ci stiamo muovendo. Io partirò a settembre, ovviamente per motivi di studio alla statale dove insegna la professoressa, andrò a studiare all'estero, in Francia, ma insieme allo studio darò insomma il mio contributo in Francia, perché sono lì che si radunano i principali esponenti siriani, lavorando con loro per mantenere sempre, qualora ci sia una deriva da qualche parte integralista, per mantenere sempre uno spirito laico. Non c'è, devo dire, perché come ha detto benissimo Khaled Khalifa quando è venuto all'infedele con me a parlare, ha detto: io in Siria, lui scrittore che sta in Siria rischia la vita per quello che dice giornalmente, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Elogio all'odio, edito da Bompiani, leggetelo, vi do un consiglio, ha detto: io mangio con i fratelli musulmani, parliamo tranquillamente, vogliamo tutti quanti la stessa Siria, poi domani quando ci sarà una democrazia parleremo, ma non siamo lì a spararci in testa l'un l'altro. Quindi io dico ai cristiani siriani che magari adesso stanno vedendo: per favore, è l'ora di uscire, di non stare col regime, mettersi qua a parlare e vedere che noi, io musulmano, ma come tutti gli altri scrittori, esponenti drusi cristiani che sono con noi, non vogliamo una Siria musulmana o un nuovo Iran, ma vogliamo la Siria per tutti, insomma così. No, diciamo che forse, esatto, uno degli spauracchi di queste primavere arabe è appunto forse anche il ritardo esatto dell'intervento in Libia, dell'appoggio appunto alla rivoluzione in Libia, era dato anche da queste paure di possibili ingressi di Al-Qaeda, infiltrazioni, ma anche poi appunto in Tunisia, in Egitto, queste paure su il possibile arrivo dei fratelli musulmani al potere. Diciamo che, esatto, qual è secondo te quanto pesa questa paura nell'Occidente rispetto... Questo pesa tantissimo e viene agitata molto spesso.
devo dire anche con una certa inconsapevolezza, anche questa volta non do degli ingenui ovviamente ai nostri governanti, ma do proprio, devo dire, degli ignoranti ai nostri governanti, perché non si informano e non stanno ovviamente sul pezzo, perché anche loro sono vittime della informazione cattiva che spacciano, anche delle evoluzioni che hanno i movimenti. Per esempio, se noi passiamo ai fratelli musulmani in Egitto, hanno sicuramente costituito uno spauracchio negli anni, ma anche perché giustamente anche come fondamentalisti ad un'opposizione si battevano per ottenere almeno un minimo delle loro, dei loro interessi e di quanto miravano ad ottenere. Ebbene, attraverso questo tipo di politica nel corso degli anni hanno molto ridimensionato le loro pretese, ma hanno anche ottenuto molti vantaggi. E questo ha ovviamente anche cambiato il loro modo di fare politica. I fratelli musulmani di oggi non sono sicuramente quelli di 20 anni fa. Assolutamente no, in Egitto. Allora, sicuramente c'è la lunga mano degli Stati Uniti dietro l'esercito egiziano, la sua presa di posizione è stata indubbiamente fondamentale per far evolvere la rivoluzione così come si è evoluta. E ovviamente continua a esserci la posizione degli Stati Uniti, che ha molto finanziato l'esercito egiziano nel corso degli anni, durante tutto il regime Mubarak, però al punto tale quasi da autonomizzarlo rispetto a Mubarak, come si è visto. Difatti gli si è rivoltato contro. È interesse degli Stati Uniti che l'esercito continui a vigilare perché i fratelli musulmani non prevalgano. Chiaramente la nostra politica, che è molto filoamericana, continua ad insistere attraverso Emilio Fede e compagni sul pericolo che può derivare da Al-Qaeda, eccetera. Non sminuisco minimamente il potere di Al-Qaeda, che però si è enormemente accresciuto a causa di questa alimentazione dello spauracchio. Si è data molto più importanza di quanto in realtà non avesse a questo gruppo, che è, e dobbiamo ricordarlo, una deriva della politica statunitense. Quindi vedete che presto o tardi si finisce col pagare i propri stessi errori e bisogna trovare un momento di distacco da certe forme politiche, il momento di decidere che è ora appunto di dare la giusta dimensione alle cose. Non significa questo ovviamente abbassare la guardia, stare meno attenti, ma significa anche evitare tutto quel dispendio di energie e di forze verso dei fantasmi. Ripeto, la cooperazione e la collaborazione a livello culturale è fondamentale, perché ci permette di perdere tante paure inutili, tantissime paure inutili. Sicuramente ci possono essere dei problemi di contaminazione, si può avere la sensazione che determinate forme di filosofia politica possano intaccare un sistema tradizionale di gestione della politica. Ma l'umanità è fatta per evolvere, purtroppo non sempre in meglio, per sbagliare, no? Ma anche per riaggiustarsi in base a quello che ha appreso del proprio passato. Se continuiamo a non scambiarci informazioni su quello che è stato il nostro passato. Quando Alisei è andato in Libia, vi racconto questa brevissima cosa, tre settimane prima che cominciasse il disastro, poiché si è trovato di fronte ad una forma di tranquillità assoluta all'interno del paese, io ho proposto al presidente di Alisei, Ruggero Tozzo, ho detto: senti, ma perché da che vai anche a visitare il nostro ambasciatore in Libia, non gli proponi di fare un bel convegno italo-libico sul colonialismo italiano, in maniera che loro non continuino a proiettare forsennatamente il leone del deserto che noi abbiamo proibito, in maniera che non ci venisse minimamente in mente di metterci in discussione, ma che
Bridging the Narratives, guardate che molti intellettuali italiani hanno vivisezionato il colonialismo e ne hanno tirate fuori le matrici molto bene, ma le cose non ricadono nella cultura delle nostre scuole, nella formazione dei nostri insegnanti, e non le riproducono. Si fanno le schede paese oggi come oggi, perché non si arriva da nessuna parte, il programma 900 è fallito, non si riesce ad arrivare ad, che so, neanche al 1920, credo, ai licei, no? Guarda caso, no? Che il 23 potrebbe essere la data da non toccare, no? Ci sono estreme difficoltà. Allora, bridging the narratives, raccontiamo come ognuno di noi ha percepito, ha studiato, ha analizzato certi documenti. Noi avevamo una nostra studiosa, la Francesca Di Pasquale, che stava risistemando tutti gli archivi in Libia, è dovuta tornare indietro. Sapete il bagaglio che ci avrebbe portato se fosse riuscita a completare il lavoro, e a coronamento di quel lavoro si fosse potuto veramente fare un convegno in cui finalmente ci troviamo faccia a faccia, ma non quattro esperti, capite? Questo è fondamentale. Magari si resta della medesima idea, magari, io ne dubito fortemente, ma questo non deve essere soltanto a livello intellettuale. Io sono stanca di questa università studiorum che sta diventando una specie di, non so come dire, un alveare in cui ognuno cura il suo piccolo buchino, lo rende bello, migliore, eccetera, eccetera, ma non interagisce con la vespina che sta a fianco, oltre la parete, no? Stiamo riducendoci a questo, e con le nuove politiche non vi dico il delirio in cui stiamo. Invece di espandere la nostra conoscenza e garantire una ricaduta che non renderebbe uno il mondo, non mi faccio illusioni, non lo voglio nemmeno uno con un monopensiero vincolante per tutti, perché allora finiamo di regime in regime, finiamo veramente nell'orrore di Orwell, no? Ma, caspita, questo riuscirebbe a garantire una conoscenza mutua delle prospettive di ciascuno e del modo di vedere e di ciò che e di come noi siamo stati indotti a imparare il presente attraverso il passato o attraverso la misconoscenza del passato. Ebbene, ha proposto all'ambasciatore che si facesse questo meraviglioso convegno italo-libico, la risposta è stata: per l'amor di Dio, che ad agosto si celebra il terzo anniversario dell'accordo e quindi non se ne parla. Neanche tre settimane dopo non si celebrerà il terzo anniversario dell'accordo, questa cosa. Quindi vedete, è fondamentale però che non si insista su questo, che ci sia scambio, è l'unico sistema, perché non si continui ad avere paura uno dell'altro, perché è strumentale per gli interessi di persone che non ci amano, che non ci amano, ma amano se stessi, perché lucrano sulla divisione. C'erano domande dal... Dunque, dalla Web TV c'è Gianni Colacione che chiede: io vorrei chiedere ad entrambi come valutano il comportamento di Israele in questa rivolta araba, per esempio con l'Egitto e con la Siria. Ci sono state differenze? Io credo che nei confronti dell'Egitto intanto ci sia una forma anche di attendismo e di idea che gli Stati Uniti siano in sé una garanzia della continuità rispetto al non interventismo egiziano fino ad adesso. Io devo dire che i comportamenti di Israele sono sempre più negativi e da condannarsi nei confronti ovviamente dei palestinesi. Io devo dire, sono stata sionista nel mio passato, perché ero perfettamente cosciente della situazione da cui uscivano
gli ebrei, e il fatto che esistesse Israele per molti è stata una garanzia. E devo dire che per molti stati europei è stato anche un modo per scaricare le proprie responsabilità. Sicuramente io sono il risultato di questa politica dell'informazione, per cui sono stata e continuo a essere vicina a Israele per la sua esistenza, non per la sua resistenza secondo questo sistema. Il fatto che vi sia un mondo arabo in fermento contro Israele dubito che porti del bene alla causa palestinese, perché purtroppo so bene che finisce per esserci una forma di trinceramento. Purtroppo è stata possibile, nonostante noi, un'operazione piombo fuso, ed è continuata nel tempo in un modo incredibile, nella assenza di reazioni da parte del mondo internazionale. O se anche c'è stata, insomma, è stato un pigolio rispetto alla rivoluzione mondiale che avrebbe dovuto esserci, no? Eppure niente è accaduto. Ora noi possiamo dire che gli Stati Uniti sono molto potenti, che le Nazioni Unite sono sicuramente guidate come marionette, però io non capisco la popolazione civile di tutti i paesi, perché non si sono sollevati tutti quanti rispetto a quella orribile operazione che era sotto gli occhi di tutti. Non possiamo dire di non essere stati informati. C'erano i bollettini di guerra costanti. Io stessa sul mio blog mettevo ogni giorno i nomi dei bambini morti. Si usavano, in un mondo che ha firmato praticamente in modo corale contro le bombe a grappolo, dal 27 in poi, convenzioni su convenzioni, si sono ammesse delle armi più che anticonvenzionali, che oltretutto deflagravano ad altezza gambe, cioè ad altezza bambino. Cioè lì c'era un chiaro intento genocidario. Io non ho visto sollevarsi nessuna città. Le organizzazioni scrivevano, eccetera, eccetera, ma non ho visto sollevarsi nessuno contro Israele. Quindi, io non lo so se creare un accerchiamento, e dubito che ci sia, perché non c'è stato nel 48, non c'è stato true commitment nemmeno nel 66, non c'è stato, insomma, o paravan nel tempo nemmeno nel 73, così discorrendo, insomma, non c'è mai stato un profilo compatto nell'ammettere e nel pretendere che ci fosse riconoscimento di Israele, ma dall'altra parte anche nel pretendere da Israele che avesse rispetto per la popolazione araba di Israele stessa, oltre che del contesto, no? Non c'è mai stata questa forma di pretesa. Non ci sarà da parte araba, penso, nessun tipo, proprio perché la Lega Araba crea, fa da cuscinetto e da tampone, nessun tipo di reazione a quello che si sta continuando a perpetrare in Israele contro i palestinesi. Non ci sarà, però mi rendo perfettamente conto che nei confronti di Egitto e della Siria c'è il terrore che i cambiamenti che eventualmente possono derivare da questa rivoluzione possano provocare uno sconvolgimento in Medio Oriente, un abbandono completo, diciamo così, un isolamento, perché un abbandono non ci sarebbe sicuramente mai, di Israele. Israele deve cambiare metodiche. Un po' di paura probabilmente gli farebbe bene, ma purtroppo le paure passate di Israele si sono sempre tradotte in armi a mansalva sparate in tutte le direzioni. Sulla Siria, come ho detto prima, Israele è favorevole al regime perché lì c'è una stabilità da oltre 40 anni. Posso citare un esempio di poco tempo fa: dei palestinesi insieme a dei siriani sono andati nel Golan a manifestare, siccome il Golan è stato preso, fa parte del territorio israeliano da decenni quasi,
sono andati a manifestare, li hanno mitragliati, alcuni sono morti, non c'è stata nessuna reazione da Damasco a parte condanna, e Israele l'ha fatto capire, Netanyahu è d'accordo che il regime siriano rimanga perché è una garanzia di non cambiamento e quindi di un confine morto dove non succede mai nulla, quindi meglio un dittatore paradossalmente che un qualcosa di nuovo in libertà. Faccio un breve accenno a quello che ha detto la professoressa. Io ho amici ebrei, tra cui uno anche che ha scritto un'introduzione al mio libro, e il problema non sta tanto nei popoli, ma il problema è della politica estera, appunto, tra i due stati. Diceva benissimo, mi ripeterò ancora, Edward Said, una sua frase in un libro, Tra guerra e pace, diceva che il problema tra israeliani e palestinesi sarà risolto quando a livello proprio in cui noi vedremo l'olocausto, nella stessa maniera in cui noi vedremo l'olocausto, no, percepiremo, scusate, la Nakba, nella stessa maniera in cui percepiamo l'olocausto, allora sì, avremo risolto, perché identitariamente proprio, e poi il livello di indignazione che avremo sarà lo stesso, perché uno ci parla di un genocidio di 6 milioni di ebrei, ma l'altro ci parla altrettanto di un movimento di massa di persone. E poi tenta di fare qualcosa, viene indubbiamente soffocato perché c'è una rete che si stringe intorno al loro collo. Ecco, ora capite bene, secondo me è sicuramente più questo che sta provocando una serie di reazioni a macchia di leopardo, perché c'è una consapevolezza da parte della società civile in molte parti dell'Africa superiore a quella che non si sospetta, non conoscendo niente dell'Africa, come succede ai noi purtroppo dalle nostre bande, se non per qualcuno che va in Kenya a prendere il sole a Malindi, no? Allora, queste situazioni dovrebbero essere portate consapevolmente all'attenzione di tutti, perché anche lì ci sono delle responsabilità, no? Sicuramente non dirette, collaterali, che però potrebbero sicuramente sensibilizzarci di più, e allora farsi capire anche perché l'Unione Africana anche in questo caso ha perduto decisamente il treno. Avrebbe potuto essere un buon arbitro di questa situazione. Adesso sembra che sia intervenuta per proporre l'ennesimo piano a Gheddafi per un'uscita dignitosa, ma come si può ascoltare con mente serena chi hai pagato fino a ieri mattina? E con mente sicura, anche con la sicurezza di poter essere garantito per il proprio futuro? Sicuramente no. Chavez è nelle condizioni in cui è, quindi non abbiamo altre speranze, primo. Ci sono altre domande? Aspetta. Siria e chi su che cosa si regge, come sta in piedi un paese senza petrolio, senza... Sì, si regge... I siriani sono famosi per il commercio in tutto il mondo arabo, quindi import-export di sicuro. E agricoltura, quindi c'è anche produzione di cotone, e un po' di petrolio c'è in Siria, poco ovviamente, quello che basta per la nazione. Prevalentemente questi settori, poi l'industria leggera, pesante c'è poco come lavorazione di minerali. Il capitale umano che è presente in Siria è forte, devo dirlo. L'immigrazione siriana è stata un'immigrazione sempre culturale anche negli altri paesi. L'ultima persona che ha vinto il premio Goethe quest'anno è Adonis, un poeta siriano, per fare un esempio. E la quinta colonna dell'economia siriana doveva essere il turismo. Infatti, come avete visto, per la BIT, lo stand della Siria è stato sponsorizzato un sacco sugli autobus, come vedete sull'ATM. È da qualche anno comunque che si vede la pubblicità turistica della Siria, e in effetti era piena di italiani nel 2009 quando io sono andato. Questo perché c'è un'apertura del paese da poco, e poi sta aprendo alle aziende, soprattutto alle aziende estere, che mettono lì i loro uffici, che producono magari in Siria qualcosa. È un mercato che si sta aprendo adesso, sta passando quasi da un regime economico chiuso, quasi un'autarchia per
per capire, ha un regime comunque aperto, di sicuro comunque è presente lo Stato con delle forti capitalizzazioni, ad esempio la Siriatel piuttosto che l'MTN, due compagnie telefoniche appartenenti alla famiglia del presidente, che ha in mano comunque le... Sì, vi ricorda qualcosa di sicuro come qua in Italia, certamente. E poi altre comunque grosse aziende presenti nel paese sono tutte in mano alla famiglia del regime, insomma. Beh, se non ci sono altre domande dalla chat, io ringrazio... Sì. Tiro un attimo l'acqua al mio mulino, quindi faccio un appello a tutti i nostri ascoltatori, pregandoli di magari, o se voi metterete magari l'appello sul sito internet, eccetera, per il sostegno a Manlil Gad, a questo comitato e all'associazione Alisei, perché stanno facendo veramente tanto con poco. In più considerate che i miti vari che girano, non c'è AIDS nei paesi islamici, eccetera, eccetera. Ebbene, hanno trovato 500 bambini affetti da AIDS senza farmaci antiretrovirali, non li avevano neanche prima, sia chiaro. E adesso ce n'è assoluto bisogno, perché una volta presa consapevolezza che ci sono, bisogna assolutamente provvedere. Quindi vi prego di contribuire alla nostra causa, che poi è la vostra. Grazie mille. Bene, io ringrazio Cristiana Fiammingo e Shadi Amadi per questa serata, ringrazio la Web TV Radicale per averci appunto permesso questa diretta web. E ringrazio tutti voi, ci vediamo settimana prossima, un saluto a tutti. Grazie a te.